Cosa offre questa undicesima tappa dell'ASPI in piazza ai cittadini? Un villaggio della salute completo, 22 gazebo, 4 tende e 5 camper, prevenzione oncologica e visite specialistiche di ogni genere e tipo, possiamo dire, la pneumologia, dalla pneumologia alla cardiologia, all'oculistica, alla fisiatria, diamo la possibilità di effettuare anche la densitometria ossea, c'è veramente tantissimo contenuto in questa piazza, gli screening sono lo screening del tumore alla mammella, tiroide, colon retto e anche la microcippatura dei cani. L'assessore Borsellino qui presente ha deciso di mettersi a turno alle ore 9:15 e ha preso il numero 40 per sottoporsi anche lei allo screening mammografico. Sarete in piazza fino alle 17 se non erro. Allora, questi sono gli orari che abbiamo comunicati, ma il personale, il corpo lavorativo dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo sarà in piazza fino a quando ci sarà l'ultimo palermitano che vorrà fare le prestazioni, perché il personale dell'azienda sanitaria non guarda l'orologio. Lo scopo è quello di avvicinare il concetto di salute ai cittadini in un approccio che tende prima alla prevenzione primaria e secondaria che non alla cura vera e propria, perché soltanto attraverso una ottimizzazione delle attività di prevenzione si può realmente scongiurare il pericolo dell'insorgere di patologie o dell'aggravarsi di quest'ultime con carico sul sistema sanitario. Ci tengo a precisare che per questa iniziativa, che peraltro è l'unica che si è prospettata a livello regionale ma anche nazionale, perché l'azienda di Palermo in questo è stata assolutamente innovativa nel proporre questa iniziativa, non sono state impiegate altre risorse a carico del bilancio regionale. Questo è importante che i cittadini lo sappiano, perché è anche un segno di buona amministrazione. Attraverso una buona gestione anche delle risorse pubbliche si riescono a liberare risorse per poter fare anche iniziative nuove per i cittadini come questa, che veramente vengono incontro ai bisogni, laddove per esempio ci siano difficoltà di accesso alle strutture, vuoi per ragioni economiche, vuoi per disinformazione.